quelli che mi vengono incontro. Disposti a subire le mie carezze. Ma io adesso la devo smettere. Smetto di accarezzarli. Mi decido. Entrare lì dentro. Masso liscio, dove mi siedo e faccio penzolare le gambe nel vuoto. Qui vengo da cantare una pagina e quattro sigarette. Non fumo mai più di due sigarette al giorno e mai più da cantare. Mi giro a guardarle, sono cariche di testa e tiro verso di me. Piango, accarezzando il velluto acerbo e sorrido. Accendo la sigaretta. Però io penso tutto il tempo al mio funzionamento. I fili che ci sono per forza. Le cose che fanno tenerezza. Chi mi ha generato era poi così piccolo. Era qualcuno. Quindi senza strada. Il mio corpo mi convinceva che non avrei mai avuto la forza sufficiente se non avessi continuato a dormire. Veramente inaffrontabile. Mi dicevo sì, ancora un pochino, e continuavo a dormire per ora. Un giorno ho deciso che mi sarei dovuta svegliare presto a tutti i costi. Ho preso uno specchio e l'ho fatto a pezzi. In una scatola abbastanza profonda ho sistemato il telefono con la sveglia montata, in modo da formare una trappola che avrebbe richiesto una certa cautela e una certa attenzione per estrarre il telefono. Il mattino seguente ho estratto il telefono in pochissimi secondi. Ho ignorato il messaggio motivazionale, anche perché tenevo gli occhi socchiusi per la luce. La tapparella era rotta e il sole inondava la stanza. Stavo per rituffarmi a letto. Ma io sono